buongiorno e bentornati con le anticipazioni del Grigione Italiano. Un numero questa settimana di giovedì 26 maggio molto ricco. Si comincia in prima pagina con il resoconto di una serie di appuntamenti che ci sono stati nel fine settimana scorso. Il più importante per numero e per ricorrenza è sicuramente quello della società apicoltori Poschiavo Brusio, che ha festeggiato i 100 anni di vita con una festa e la presentazione del volume pubblicato dalla tipografia Menghini e che è già andato a ruba nella giornata di sabato. Sempre lo scorso fine settimana c'è stata l'assemblea della società storica Val Poschiavo, seguita dall'inaugurazione della mostra dedicata alla vite di Brusio. E poi il saggio della scuola di danza con l'open day della scuola musicale. In prima pagina trova spazio però anche una piccola notizia di cronaca, ma sicuramente importante per la vita dei Poschiavini e anche dei Valposchiavini, che sono i lavori lungo la strada cantonale per rendere più sicuro, si spera, l'attraversamento in prossimità della passerella. All'interno troviamo poi una serie di approfondimenti che riguardano in primo luogo la votazione del 5 giugno sul futuro, sul nuovo centro sanitario Valposchiavo. Abbiamo due pagine di approfondimento, due pagine speciali, e poi ampio spazio anche agli altri temi in votazione con le indicazioni dei vari partiti. Consueta la pagina sportiva, e da segnalare però nelle pagine Bregaglia una notizia che ci riguarda molto da vicino e che ci fa piacere, ovvero la partecipazione della pastora Simona Rauch in veste ufficiale alla inaugurazione del tunnel del Gottardo. Con questo è tutto, vi saluto a nome di tutta la redazione del Grigione Italiano e vi lascio in compagnia, in piacevole compagnia, del nostro direttore Antonio Plazzi. Arrivederci. Buondì e ben ritrovati con la nostra consueta rubrica che anticipa gli appuntamenti del fine settimana a venire. Questa volta siamo qui con Gigliola Monini, che ci presenterà Le Beatrici, il teatro messo in scena dal laboratorio teatrale della Progrigioni, di cui Gigliola Monini è regista. Gigliola, siete pronti per debuttare? Domandone, voglio la domanda di riserva, non si è mai pronti, assolutamente mai, però ci stiamo molto impegnando. E dunque nel prossimo weekend avremo modo di presentare il nostro lavoro creativo di questi mesi invernali. E cosa ci riserverà la messa in scena? Le Beatrici, tratto da un'opera dello scrittore, giornalista e drammaturgo Stefano Benni, è uno spettacolo dinamico, scoppiettante, urticante. Perché questo autore bolognese, molto conosciuto e anche molto apprezzato, Benni appunto, mette uno specchio di fronte alla realtà. E che cosa succede? Che talvolta ci vediamo con le nostre brutture, per cui sì, si riderà, ma succederà anche di dover ingoiare rospi, perché i personaggi che il laboratorio teatrale della Progrigione Italiano metterà in scena sul palcoscenico della Casa Besta talvolta risulteranno scomodi, come l'industrialessa in questo caso, che mette, anzi calpesta all'ultimo gradino della scala delle priorità l'essere umano, il lavoratore, oppure la ragazzina priva di riferimenti, cinica, che si lascia andare a gesti inconsulti, peraltro non troppo lontani dalla realtà delle cronache locali, ai noi. E poi si parla di donne molte, tante, che sono costrette a rivestire un ruolo che non fa parte della loro natura, donne che sono costrette a soffocare aspirazioni, desideri, per riuscire a muoversi in una realtà faticosa. Dunque, che dire, l'autore
molto duro nel metterci di fronte a noi stessi, però alla fine ci dà una chiave di lettura salvifica. Questo è quanto potremo vedere, però come hai avuto modo di citare, questo è la ciliegina sulla torta di un percorso fatto con questo laboratorio teatrale della Provvigione. Magari per il pubblico è interessante poter conoscere un po' di più cos'è stato anche questo percorso. Ci puoi illuminare? Certamente. Durante i mesi invernali un gruppo di persone assolutamente eterogeneo, profondamente diverso, si riunisce. Si riunisce per creare insieme un percorso artistico, un percorso creativo attraverso l'arte teatrale. E la bellezza e la magia di questo gruppo sta nel fatto che la diversità per noi diventa un valore. E attraverso questa diversità riusciamo a creare un qualcosa che ha una valenza che va oltre il nostro sentire. Questa è veramente una grande magia. Ma in particolar modo ci si ritrova, pur non sapendo cosa facciamo in realtà nella vita, come ci guadagniamo da vivere, a togliere la maschera del quotidiano, una delle mille che siamo costretti ad indossare, per paradossalmente trovare la verità nella finzione. E allora succede che i corpi vibrano, gli occhi brillano e la creatività esplode. Ecco, con queste belle parole invitiamo tutti i nostri spettatori ad venire a teatro sabato e domenica 28 e 29 maggio in Casa Vesta a Brusio, con un doppio spettacolo, uno alle 17 e uno alle 20. Al termine dello spettacolo, per i quali sono necessarie le prenotazioni, per i quattro spettacoli, al termine, dicevo, sarà possibile degustare del buon vino nella bellissima sala consigliare, che ha un soffitto ligneo meraviglioso. Dunque, doppio spettacolo. Quindi un appuntamento da non perdere. Ringraziamo Gigliola Monini per le belle parole, per essere stata nostra ospite, e vi diamo appuntamento settimana prossima. A buon sabato. Arrivederci.